Salve amici, fratelli della Congrega, come state? Poco fa in chat su Instagram una ragazza mi ha chiesto, anzi ha voluto una conferma. Una conferma. Bah, pensare che in passato mi diedero dell'uomo infermo. Nonostante tutto, vivo ancora nel mio inferno. Sì, mi ha chiesto, mi chiese, oramai è passato, remoto, mi chiese, ma è vero che tu da anni, Stefano, sei casto? Ma quello che so è che, come potete vedere, senza tinture né trapianti, soprattutto senza rimpianti, torniamo all'inferno della mente di Vasco Rossi, nessun rimpianto, sono castano dalla nascita, sono castano dalla nascita, casto. Casto da vari anni, anche da vari anni. Anzi, il rapporto ancora mi è ignoto, sconosciuto. E sono casto, mi piace Letizia Casta, che stava con uno, dovrete nella vita essere casti come lui, che non lo è affatto. Ecco, dovreste sapere chi è, Stefano Accorsi, Maxi Bon, stava con Stefano Accorsi che è di Bologna come me, però lui stava con Letizia Castà, e ripeto, io sono castano dalla nascita, occhi quasi, quasi neri, cupi, onirici noir, e sono casto, la castità. La castità un tempo era una virtù, adesso, ma chi lo sa se lo è, o se lo sarà, o se lo fu. Ehi fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore. Orbati tanto spiro, così percossa attonita la terra al nunzio sta. 5 maggio arriva primavera, rinasceremo come il cervo a primavera, oppure come Joaquin Phoenix, l'araba fenice di Joker. Ma sono piuttosto in forma, a volte mi fate innervosire, do appunto di matto, ma non sono uno squilibrato, sono piuttosto equilibrato con i suoi normali squilibri. In quanto sono pagliaccio da circo, clown ipocondriaco con una vena malinconica, una vis polemica e con una verve autironica. E sono anche nel circo, Gianni Togni, no, sono trapezista. Trapezista, un personaggio alla Tim Burton, un Dumbo, diciamo. Io ne so una più del diavolo, sapete perché? Perché il diavolo. Salve, molti mi chiedono, ma lei, signor Fallate, che cosa fa nella vita? Il bell'uomo è proibito. Il bell'uomo. Voglio mostrarvi quanto dura questo ascensore. La porta dell'ascensore prima di aprirsi quando arriva al mio piano. Incredibile, incredibile che è. È arrivato.
radicati in questa realtà, dove spogliati di noi stessi, completamente denudati, ci mostriamo al mondo agguerriti, già mai arresi, fatiscenti, ma non domi, non dormiamo. Piacevolmente, duramente, combattiamo.